Te, guarda qua. Luna, dobbiamo venire a vivere in Svizzera per guadagnare il cash per comprarci il Porsche. Minchia, sì. Io lo voglio un Porsche, cazzo. Voglio di più un Aston, però prima, nello step della ricchezza, prima di comprarti l'Aston, ti devi comprare il Porsche. Poi quando arriviamo giù dal passo cambia le batterie. Ah, la schiena, Madonna santa. Ah, semaforo rosso. Ormai qua da un anno, tipo. Beh, che tra farle velocemente e farle bene, meglio che le facciamo bene. E di solito qua le fanno bene perché vedo già che c'è uno scavo per rifare la strada. Orco cane il cono. Bello, bello. E beh, però guarda come rifanno la strada in Svizzera. Fanno lo scavo, gettano le fondamenta. Guarda la strada vista non dal drone, comunque che figata. Luna, puoi accelerare un pochino? Prima volta giù dallo Spluga. Giù dallo Spluga si arriva a Splügen. Vai Luna, ti voglio interna. Centro strada, mi perdoni. Ah, inizia il tratto che è super dronato qua. La realtà è che è molto bello da fotografare dal cielo, ma da guidare a livello di asfalto non è proprio bellissimo. Ha qualche crepa, un po' di dislivelli, vedete qua. Adesso occhi aperti, mi raccomando, che in Svizzera lo sai benissimo che vado davanti io perché il trabocchetto è dietro l'angolo. Splügen, limite generale 50 e si va a 50 o anche a 45 nel dubbio perché sa mai chi sci. Allora, una volta arrivati a Splügen si cambiano le batterie delle telecamere e si cerca l'indicazione per Coira. No, San Bernardino no. Thuis. Thuis. Suffer. E suppongo di là, perché la direzione è quella che dobbiamo prendere. Beh, qua c'è una rientranza, farei un cambio batterie. Moments later. Dio mio, la schiena. Ah, cazzo. Ma mettiti in malattia. Sai cos'è il problema? Che quando rientro e nessuno fa il mio lavoro, mi ritrovo con una settimana di arretrati e mi tocca lavorare anche di notte. Bene, fans, siamo usciti da Splügen, direzione Thuis. Comunque avevo visto questo lago da Maps. Che bello. Secondo me è Tusis. E che il calè! Che Che il calè! Non si capisce. le. Quindi, Sufers. Ah, forse era il lago di Suffers, hai ragione. Ma qua mica è l'incontrario, no? Che il blu era l'autostrada e... No, non è vero. Forse era in Francia, sai? Che Ah, era in Francia allora. in blu era l'autostrada e in verde era la statale, mentre da noi in verde l'autostrada e in blu la statale. Eh sì, è vero. Beh, immagino che bisogna tenere la statale e non andare nel paesino. Eh sì. Anche perché Chur, Thuis, Thuis and there. Beh, sì, direi che è sicuramente di qua. Molto bello comunque. Qui dovrebbe essere sempre Canton Grigioni. Sì, qua sì. Comunque bello il Canton Grigioni. Beh, io supererei. Camper, bici, camper, macchine. Di tutto sta arrivando su Luna. Discos. Cioè, una sorta di... non ho capito cos'è, ma è meglio passarci davanti piano. Ah, ok. L'hai visto? Sì. Sul cartello che c'erano tipo dei radar, non so che cazzo fossero, ma nel dubbio. Nel dubbio chiudi. Nel dubbio 50 all'ora, che non si sa mai. Anche se immagino che il limite qui sia 80.
Esatto. In Svizzera la regola non è se sei incerto tieni aperto, ma se sei incerto frena. Oppure stai dietro una macchina targata svizzera. Anche quella è una buona norma, in effetti. Tusis. Ah, di qua per forza, immagino. In effetti non è stata una gran mossa superare la macchina targata svizzera, anche perché loro sanno e ti regolano. Eh sì. Guarda che bello, però. C'è anche il ponte tibetano, tipo. Ma va? Sì. Wow. Sinceramente mi immaginavo una statalona di collegamento, e invece no. O ci siamo persi. Bello. Cosa probabile. E comunque non è che ci fossero dei bivi strani o robe, è l'unica strada che va in là, quindi immagino sia questa. Ehi, no, infatti. Ah beh sì, effettivamente quella è l'autostrada che va da quella parte e quindi ci stiamo girando intorno, ma la direzione dovrebbe essere questa. Esatto. Guarda un'altra Caterham. Bestia, ma si mette il casco? Ah, se si capottano almeno. Perché dovrebbero capottarsi? Non lo so, se fa un incidente muore solo il conducente e quindi ha messo il casco. No, tu ce l'avevano. Lo so, ma quella era la canzone che si cantava in gita, quello che guidava il pullman. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Ma che bastardi. Tutto il viaggio così. Secondo me si toccava delle gran smaronate quello che guidava. Sì. Ma guarda come grigliano. Bestia. Il settantenne ha sentito un attimo il richiamo della salsiccia, ma per il colesterolo ho preferito tirare dritto. Guarda lì che impianto elettrico che hai impiazzato. Beh, mi aspetto che a un certo punto ci sia il cartello Ullierpass. Spero. Inizio a avere un po' famina. Anch'io. Mi sa che mi sparo due nurofen insieme quando ci fermiamo a pranzo. Comunque, posso dirti, cioè, a me tipo trasferirmi in un posto del genere non è che farebbe così schifo, eh. Qua? Ma per dire un posto a caso, eh. Ah. No, beh, anche a me piace. Cioè, anche, vabbè, poi la valle di là, Silvaplana, St. Moritz, ciao. Sì. Poi vabbè, la giornata così aiuta, magari se ci vieni un giorno che è tutto grigio, tutto là nelle nuvole basse, eccetera, ti sale la tristezza. Però così, a me non dispiace. Guarda qua. Sai che poi i luoghi caotici a me... Non ti piacciono? Cioè, non è che il luogo caotico non mi piace, è che non mi piacciono gli esseri umani. Meno male che io ti faccio schifo. Vabbè, ma con te ho un rapporto diverso. Ah, ok. Che vento. Beh, però si sta bene. Sì, leggerissimamente freschino. Io sto bene. Ma credo che la tua tuta sia meno traforata, sai? Sì. Ma che bello il fiume, sembra un po' il colore della Valtrebbia. Esatto. Beh, comunque un po' lunga sta statale, eh. Pensavo fosse più corta. Ma anche perché andiamo piano, sembra più lunga. Sarà anche quello, in effetti. Beh, immagino sia una località turistica perché è pieno di gente. Sì, guarda come il ponte. Ma immagino che sia sul canyon che sono tutti giù a guardare giù. Cantiere. A Tusis, statale sinistra. Guarda qua, galleria di Bema. Sì, questa diciamo che ha le pareti stuccate bene. Sì. E anche l'asfalto fatto bene. E anche il marciapiede. E le lucine sul marciapiede. E non piove nemmeno. Guarda qua tutti con questo. Cos'è sto robo? E alcuni tipo sembra il sì, altri il ciao. Era quello con i pedali? Sì, sì. Guarda qua un altro. Quello non era nel ciao nel sì. Ma c'era il della precedenza? E ma chi? A chi? Boh. Guarda lì che strapiombo che c'è sulla montagna. Pazzesco. Minchia. Allora, c'è una rotonda, attenzione. Allora, St. Moritz. A posto, destra. Tusis, eccolo qua, Tusis. Wow, guarda che bella chiesa. Allora, St. Moritz, tac. Che poi anche Davos volendo, perché Davos invece è in fondo a questa valle per salire al Fluela. Ah, attenzione. Siamo sulla strada giusta. Ah beh. Ah sì, Tiefenkastel, questo me lo ricordo.
Te guarda qua. Luna, dobbiamo venire a vivere in Svizzera per guadagnare il cash per comprarci il Porsche. Minchia, sì. Io lo voglio un Porsche, cazzo. Voglio di più un Aston, però prima, nello step della ricchezza, prima di comprarti l'Aston ti devi comprare il Porsche. Ma senza prendere un 911 GT3, mi basta anche un Cayman S. Cabrio, ovviamente, però. Sì, ma il Porsche giallo. Porsche giallo cabrio, puttana. No, ma come quello di settimana scorsa al Monte Splugher era spettacolare. Però era un 911, quello costa tanto. Ah. Cioè, qua 600.000. Minchia. Eh sì. Giallo con le pinze rosse, che figo. Fans, this is Uglier Pass. Guardate che paesaggio e che giornata. La c'è Luna che ha preparato il banchetto e veramente tanta tanta roba. Chi di voi non viene in Svizzera per paura, per le moto non in regola, per i limiti di velocità? Beh, ve lo dico nella prossima storia, perché